Buonasera a tutti, benvenuti a San Giovanni. Io mi chiamo Anna Rosazza e parlo questa sera appunto del Centro di Documentazione dell'Alta Valle Cervo che ha organizzato queste serate. Sono quattro appuntamenti, fuori c'è il programma, questo è il secondo, e per rispondere alla sollecitazione della Regione Piemonte che è la sfida Barocco. Sapete che doveva essere organizzata questa grande iniziativa, non soltanto in Piemonte, perché c'è un collegamento anche con Roma e Parigi. Poi, per i problemi della pandemia, questa cosa è stata notevolmente ridotta e quindi anche noi abbiamo dovuto ridurre un po' il nostro programma. Le serate che sono state organizzate sono una parte delle nostre intenzioni, l'altra parte è che è stata realizzata fortunatamente, è il censimento dei beni barocchi in Alta Valle Cervo, e perché questo è stato fatto sul web e quindi vi esorto ad andare a visitare il sito del Centro di Documentazione dell'Alta Valle Cervo, non solo in relazione al barocco, ma anche in relazione alla storia dell'Alta Valle Cervo stessa, e troverete in www.altavallecervocentrodoc.it tutti i dati relativi. Questa sera l'intervento sarà del professor Riccardo Quaglia, che ci parlerà del Sacro Monte di San Giovanni e sarà accompagnato dal maestro Sebastiano Domina, che suonerà l'organo che si trova alle nostre spalle. Ovviamente ho dimenticato di dire l'iniziativa di cui queste conferenze fanno parte si chiama Barocchi in Valle e perché, come sapete, se non lo sapete, ve lo dico, vi esorto a venire a vedere a Piondini la palla d'altare di San Mauro e di vedere il quadro che si trova nell'altare di Santa Elisabetta di questo autore Cucchi, che è forse il più importante nell'Alta Valle Cervo insieme ai Galliani, ma che è stato meno studiato e meno valorizzato. Quindi ci è piaciuto sceglierlo come testimone di questo progetto Barocchi. Io lascio la parola al maestro Domina, che vi spiegherà alcune note relative appunto alla musica che andrà a suonare nell'altra. Grazie a tutti. Suona moderno,
essendo di epoca barocca, perché parliamo di Handel. Ed Handel è una persona che praticamente era un compositore che, a differenza di Johann Sebastian Bach, che era ancora legato alla scuola contrappuntistica, invece qui abbiamo proprio un'affermazione, un'evoluzione del linguaggio musicale dove praticamente viene saltata l'armonia e la melodia, e quindi suonerà molto più familiare. Oltretutto la passacaglia era utilizzata nell'intervallo della RAI alle 70. Buon ascolto a tutti. Grazie.
Sacro Monte è un complesso fatto di piccoli edifici religiosi che sono appunto le cappelle, che non sono però stati costruiti per essere officiati, ma per ospitare delle statue normalmente a grandezza naturale, che come in un diorama a scala 1 a 1 riproducono degli episodi della vita di santi, prima di tutto di Gesù Cristo, ma poi anche appunto della Madonna o dei santi, e sono spesso una sorta di complemento a santuari che possono anche indirizzare la scelta del soggetto, come vedremo è successo qui. Sono complessi che ci sono familiari, sono complessi che hanno sicuramente delle caratteristiche di monumentalità, di teatralità quasi, che subito ci fanno pensare al contesto barocco nel quale anche questa nostra chiacchierata si inserisce. In realtà sono il primo almeno di questi, è nato molto prima. Parliamo del Sacro Monte di Varallo, che è stato la cui costruzione iniziale addirittura nel 1491, quindi addirittura ancora nel XV secolo, per iniziativa di frate Bernardino Caini, che era stato custode pro tempore dei luoghi santi in Palestina, e se ne era innamorato. Quindi vuole la tradizione che, tornato dalle nostre parti, in particolare appunto dalle parti di Varallo, abbia avuto l'ispirazione divina di tentare di riprodurli in maniera che i pellegrini che non potevano recarsi in Terra Santa, fatto che diventava sempre più rischioso dopo la caduta dell'Impero Romano d'Oriente, potessero però avere un'idea di quegli stessi luoghi santi attraverso appunto una loro riproduzione. A Fra Bernardino si devono quindi due o tre idee che rimangono e poi caratterizzano questa realtà dei Sacri Monti. Intanto il monte, la cosa non è scontata, perché nel momento in cui appunto parliamo di Sacro Monte a tutti probabilmente viene in mente il Calvario. Invece Fra Bernardino a Varallo aveva in mente soprattutto i luoghi della Natività, quindi l'idea di scegliere un poggio non era scontata. Dopo Varallo tutti quanti andranno alla ricerca di posti consigli, alture su cui realizzare questa serie di edifici religiosi. E l'altra idea è quella di cui ho già parlato, cioè una riproduzione realistica dei luoghi, prima ancora delle statue, prima ancora del pellegrinaggio devozionale a contemplare ciò che accade sul Calvario piuttosto che alle nostre canne e così. È solo dopo la Controriforma che in particolare grazie a San Carlo Borromeo e ai suoi eredi spirituali, diciamo, quindi da un lato il vescovo di Novara, il Bascapè, e poi anche sul milanese il cardinal Federico, suo nipote, il cardinale dei Promessi Sposi, sono quello del nominato, attraverso queste figure appunto l'idea del Sacro Monte transita dalla Controriforma all'età del barocco propriamente detto e acquista appunto quelle caratteristiche di monumentalità, di teatralità che sono proprie e tutti quanti tendenzialmente attribuiamo alla realtà estetica del barocco. La presenza, il ruolo, la catechesi, la funzione svolta da Borromeo nel senso lato, dal suo entourage, dall'eco della sua predicazione, fa anche sì che questa realtà dei Sacri Monti sia una realtà essenzialmente distribuita tra il Piemonte e la Lombardia, che appunto era un po' l'area interesse di questo grande religioso. Nove di questi Sacri Monti, costruiti appunto tra 5 e 600 e anche completati successivamente, sono sopravvissuti in buone condizioni e dal 2003 sono stati individuati come beni degni della tutela dell'UNESCO, come patrimonio dell'umanità. Il modello quindi è Varallo, che come ci diceva Danilo Gradea martedì sera per quelli di voi che erano qui, però nel periodo di cui ci occupiamo è uno stato estero, quindi è chiaro che può costituire un richiamo, un modello, ma l'idea che anche il Biellese sviluppi le iniziative simili con la costruzione dei Sacri Monti in realtà arriva da più vicino, arriva da Europa. Il Sacro Monte di Europa si sviluppa nell'immediato, nel contesto della prima grande incoronazione solenne nel 1620. La
Tommaso Borbonio illustra, riproduce, disegna il Sacro Monte d'Europa, perché si è poi pubblicato qualche anno dopo, nel 1684, nel Teatro Savall, che è pubblicato ad Amsterdam, non disegna tanto il Sacro Monte che c'è, ma disegna il Sacro Monte come si vorrebbe che fosse, quindi anticipando un po' il completamento. Comunque Europa è sicuramente un modello significativo. Negli anni immediatamente successivi, anche gli altri santuari importanti del Pierdese sviluppano iniziative simili. Per esempio a Graglia, dove il progetto originale è straordinariamente barocco per le dimensioni, si progetta la costruzione di un sacro monte che conta 100 cappelle e che dovrebbe partire, per quelli di voi che hanno un'idea della logistica, dovrebbe partire più o meno dove adesso c'è il santuario della Madonna della Neve, per completarsi all'altezza di San Carlo, quindi anche un perimetro che percorrerlo a piedi non sarebbe uno sforzo. E vedremo che questa volontà di monumentalità e di impressione meravigliosa di questo barocco costerà caro al progetto, che infatti non andrà da nessuna parte. E poco dopo, a quanto pare, qualcosa si smuove anche qui. Diciamo che i sacrimonti del Pierdese hanno una caratteristica marcatamente ascensionale. Uno dice, vabbè, per forza sono in collina, questo è logico, ma non è scontato, nel senso che non sempre in strutture consimili il punto più alto è il punto di arrivo. A Varallo, per esempio, non è così, cioè il percorso è chiaro, dalla nascita alla deposizione di Cristo dalla croce, ma il giro non si conclude nel punto più alto. A Crea, che è sul colle, le cappelle sono praticamente piane. Quindi nel Pierdese, vuoi per la conformazione naturale del territorio, ma vuoi forse anche proprio per una scelta, c'è quest'idea della salita che invita alla riflessione per arrivare, per concludere il cammino. Ho avuto a scrivere una volta una ascesa che diventa ascesi. E l'ho scritto perché volevo fare il fenomeno. Però, anche se l'espressione è studiata un po' così per un gusto di impressionare, contiene un fondo di verità, proprio perché c'è questa idea della fatica della salita per arrivare a contemplare poi la realizzazione del percorso. Anche a San Giovanni.
insomma, abbastanza generoso nell'attribuire affidabilità ad aneddoti che non sempre lo erano. Lui ci dice che quella cappella recava la data del 1625. Di sicuro l'idea di sviluppare un sacro monte nasce qui, nasce vicino alla chiesa, e si realizzano almeno due cappelle. La cappella dell'incontro tra Zaccaria e l'angelo, lo stesso soggetto che era figurato in quella all'interno di questa chiesa, e la cappella della Visitazione, quindi due episodi della vita del Battista con un ragionamento piuttosto semplice, no? A Varallo ha fatto Gesù Cristo, noi a Roma abbiamo la Madonna, facciamo la Madonna, qui abbiamo San Giovanni, facciamo la vita di San Giovanni. Poi questa cosa evidentemente si interrompe, e soltanto alla fine del secolo, tant'è che le testimonianze di archivio ci dicono che le cappelle, le altre cappelle erano in costruzione nell'anno 1700, si decide di promuovere questo percorso ascensionale da Campiglia per arrivare fino praticamente all'ultima curva, quella da cui siamo passati tutti questa sera per venire. È un progetto unitario, questa seconda fase, che però in qualche modo si innesta nel precedente, perché attraversando la strada, il percorso proprio che è stato pensato per le altre cinque cappelle, si finisce a contemplare il ruolo del Battista, e in questo senso ci si avvicina al santuario vero e proprio. Sappiamo che la costruzione degli edifici fu affidata a un certo maestro Pietro Magnani, un grande maestro, un architetto. Avete visto, la costruzione è estremamente semplice, la dimensione monumentale tipicamente barocca è rispettata fino a un certo punto. La decorazione interna, quando è conservata, dovrebbe essere stata affidata alla mano di Pietro Lace, pittore originario di Andorra, anche lui frequentemente attivo in questa valle. L'attribuzione è un signor Regole, poi insomma, se non è stato Pietro Lace, sarà stata la bottega, ma è un'attribuzione sicuramente difendibile. Non sappiamo quasi nulla delle statue, non sappiamo chi le ha fatte. Avete visto che molte di esse sono in condizioni precarie. Ripercorriamo brevemente questo percorso partendo da Campiglia. La prima cappella ospita l'incontro tra San Paolo di Tebe, eremita, e Sant'Antonio, e siccome San Paolo eremita era sfamato ogni giorno da un corvo che gli portava mezzo pane, quando accolse l'altro eremita, miracolosamente, dice la tradizione, Deus multiplicavit ad nonam, cioè in qualche modo raddoppiò, moltiplicò il fabbisogno di cibo. Il secondo personaggio che si incontra è Sant'Ilarione di Gela, di Gaza, databile al IV secolo d.C. Avete visto che sulle cappelle ci sono tracce di cartigli, e qualcuno si riesce ancora a leggere, qualcuno non si legge più. Le pareti mostrano alcune delle guarigioni operate dal santo e le tentazioni subite dal santo, che appunto in quanto eremita è sempre esposto alla minaccia del demonio. Dopo di lui una cappella che ospita San Girolamo, raffigurato in uno degli atteggiamenti tipici, cioè quello di percuotersi il petto con un sasso per espiare i propri peccati, e lo stesso soggetto è raffigurato sulle pareti. Poi Santo Onofrio, un anacoreta egiziano vissuto tra il IV e il V secolo, questa piccola cappella non conserva più tracce di affreschi, e bisognerebbe vedere se appunto non sono mai stati fatti, oppure se sono stati semplicemente, poi le pareti sono state intonacate, per arrivare alla quinta, che ospita, come avete visto, la Maddalena, l'unica statua in discreto stato di conservazione, in un edificio un po' più grande, perché in realtà è collocato al punto di arrivo di due sentieri, di due strade diverse, quindi ha per così dire due affacci, due aperture, anche se in realtà la collocazione della statua all'interno non tiene tantissimo conto di questo, perché da una parte la si vede molto meglio che dall'altra. E per arrivare appunto fino alla cappella di San Zaccaria e poi a quella della Visitazione. Quindi un percorso che suggeriva ai devoti un confronto con queste figure di eremiti. Se alcuni di voi stanno pensando che non sono figure notissime, non credo che si sbaglino, cioè è una scelta estremamente sofisticata, estremamente di nicchia, è una scelta appunto non facile. Si potrebbe dire forse cronologica, nel senso che effettivamente San Paolo
Tebe è un po' precedente rispetto a Sant'Onofre, ma essendo l'ultima la Maddalena, che era contemporanea di Gesù Cristo, quello non è stato. Riflettendo per queste quattro chiacchiere che volevo fare con voi questa sera, ho ripensato a questa scelta, perché se noi ragioniamo su Giovanni il Battista, che abbiamo affiggiato molte volte in questa chiesa, dobbiamo riconoscere che su questo personaggio si concentrano almeno due qualità. Una è quella dell'eremita, che sta nel deserto, si veste di pelle, si nutre di locuste, vox famatis in deserto, eccetera. E l'altra è quella del profeta. E forse la dimensione profetica prevale sull'altra. Ma qui non si è scelto di passare in rassegna una successione di profeti, cosa che sarebbe stata forse anche più normale, che aveva diversi precedenti artistici, che addirittura Gesù Cristo stesso ha fatto ad Emmaus, passando in rassegna le scritture che avevano parlato di lui. E si sceglie invece questa idea molto, molto particolare, in qualche modo barocca, se volete, cioè un percorso raffinato, non percorso da altri, non già battuto da altri. Certamente, risale questa idea, certamente a qualcuno ferrato in teologia, probabilmente Giovanni Battista Furno, dottore in teologia e vicario foraneo della Valle di Andorno, che appunto negli anni immediatamente precedenti, immediatamente successivi al cambio di secolo, quindi immediatamente prima e immediatamente dopo il 1700, fu incaricato di documentare, dare divulgazione ai miracoli del santo, e che ricavò un volumetto in cui appunto raccontava le vicende della chiesa, le vicende del santuario, tutta una serie di grazie ottenute non solo dai valligiani per l'intercessione di San Giovanni Battista, e in questo piccolo volumento uscito nel 1702 si racconta appunto, il volumento è questo qui, anche se questa è una statica, la storia, grazie ai miracoli del sacro simulacro di San Giovanni Battista venerato in una caverna. Il titolo va avanti per molte righe, quindi era uso costume, uso diffuso in questa epoca barocca. È questo documento che garantisce l'identificazione dei soggetti delle cappelle, che ripeto non sono così scontati e non sempre si possono leggere. Ed è sempre questo documento che suggerisce di leggere questo percorso come un percorso ascensionale, cioè di salire da Campiglia per venire qui. In realtà, curiosamente, quando le numera al contrario, cioè dice la prima è quella della Maddalena e poi a scendere, ma più avanti dice che questo percorso permette di giungere sopra il Sacro Monte con maggior disposizione ad onorare e contemplare la vita del glorioso San Giovanni Battista. Quindi quest'idea del percorso ascensionale, che in qualche modo si sposava con le altre due cappelle costruite all'inizio del secolo e rimaste prima di poter accedere al santuario, è garantita appunto da chi ha studiato questa cosa. In realtà di questo Sacro Monte l'intero volumento dedica una pagina e mezza, quindi non è così centrale, non sembrerebbe essere così centrale nell'attenzione di Don Furno, però certamente questo religioso è un buon candidato per competenza, perché la selezione dei santi, delle citazioni latine, richiedeva in effetti un teologo, e posso immaginare anche una guida spirituale quando si saliva, cioè quando questo percorso devozionale veniva effettivamente compiuto, perché ci voleva qualcuno che illustrasse. Tra l'altro, nei pochi cartini che rimangono leggibili oggi, l'individuazione della fonte è un'operazione tanto che semplice anche per noi che abbiamo a disposizione dei database elettronici, e quindi è facile pensare che insomma il valligiano del primo del Settecento non fosse così facilmente in grado di avere dimestichezza con questo. Una considerazione che volevo ancora fare riguarda la dimensione barocca di quello che abbiamo visto, che appunto è barocca nella concezione, particolare, e vorrebbe esserlo anche nella realizzazione, però è una realizzazione che è ottenuta con mezzi molto pochi.
storia di tre valvigiani addormiti in America, eccetera, eccetera. È un volume uscito nel 1882, scritto da un certo Lorenzo Ferrone, che ha avuto una grande eco tra gli studiosi di immigrazione, addirittura negli Stati Uniti questo libro è stato approfondito e citato dal punto di vista dell'altra sponda, appunto perché ci sono dei personaggi della Valle di Andorra che vanno in California, vanno a San Francisco. Ma prima di questa seconda parte, che a me continua a sembrare particolarmente romanzata, che non so onestamente quale fondamento storico possa offrire, l'autore offre una vera e propria guida turistica della Valle di Andorra, no? Ed è estremamente dettagliata, nel senso che in alcuni casi addirittura parla di dimore private, cioè si fa aprire le case della gente e in qualche situazione addirittura parla del mobilio. Ebbene, di questo sacro monte non c'è parola. Lui viene a San Giovanni, viene a messa a San Giovanni, parla insomma con la gente della valle, si fa un po' del carattere dei valvigiani, probabilmente proveniente da Torino, l'autore probabilmente originario di Torino, ma del sacro monte non parla. Cita solo la cappella del sogno di Zaccaria, quella demolita nel 1942, dopo che alla fine dell'anno precedente un autocarro aveva danneggiato il portico, proprio perché sostanzialmente la cappella rimaneva in mezzo alla strada. È chiaro che per quanto l'incidente potesse essere stato grave, l'impressione è che l'amministrazione abbia un po' colto l'occasione, nel senso che io non ho mai guidato un autocarro e neanche meno mai guidato un autocarro dentro il portico di una cappella settecentesca, ma non credo che l'incidente comune potesse distruggerla. È chiaro che si è presa l'occasione per eliminarla. E quindi siamo abbastanza sicuri che comunque già alla fine dell'Ottocento non se ne parlava più, non si parlava più del sacro monte. Quali le ragioni? Facciamo delle ipotesi. Forse lo scarso appeal degli eremiti, come dicevo, cioè un percorso non così interessante, certamente non immediato, certamente non spettacolare. Sicuramente anche la difficoltà del percorso. Il sacro monte per certi versi è caduto anche vittima del progresso. Nel senso che quando la carrozzata è stata messa a posto da Campiglia attraverso la strada che abbiamo fatto questa sera dai due fratelli Rosazza, l'altro percorso è diventato molto più difficile da affrontare, e che fosse difficile da mantenere è garantito da molti documenti d'archivio, nel senso che la strada in particolare dovette essere sistemata nel 1828, 1850, 1875, quindi chiaramente non era così facile percorrere. Nel 1702 il Furno parlava di questa bella volantiera in montagna come di un giardino di delizie, e sicuramente sì, però non sfuggirà a nessuno che spesso, indipendentemente proprio dalla stagione quando nega, ma spesso nel bellezze piove, per cui chiaramente non erano poi molti mesi in cui si poteva compiere questo percorso. E la demolizione del 1942 in qualche modo va un po' anche in questo senso, no? Siamo ormai in un'epoca in cui l'ultima traccia di quello che era il Sacro Monte dell'inizio del 600 non ha più praticamente ragione di esistere, perché in mezzo alla strada serve un accesso più rapido, e quindi evidentemente questa poteva essere l'occasione di liberarsi di questa specie di fossile che non veniva più ritenuto utile. Su questo solo una piccola considerazione. La prima reazione, se siamo inclini insomma alla tutela del patrimonio, alla sensibilità artistica, è di dire oh che peccato, e questo sicuramente è vero. Va però rilevato che in realtà la Chiesa ha sempre tutelato il patrimonio artistico in quanto
chiuse le, tutte le entrate e infernate in modo che i vandali non proseguano ancora nella distruzione. Poi riguardo al percorso, nel 2014 è stato con dei fondi della Comunità Europea è stato sistemato, c'è anche un ponticello in legno ed è un percorso agevole, 20 minuti, mezz'oretta, si fa volentieri mezzo corso ed è un bel percorso. Poi nel 2004-2005 la vecchia comunità montana, la Bösch, aveva commissionato alla, uno studio di architettura di Torino un progetto per il restauro. Questo progetto ce l'abbiamo tra i soldi del rilancio del santuario, non è senz'altro la priorità, però esiste un progetto completo di restauro delle, di tutte le cappelle del valore di 500.000 euro, quindi 100.000 euro a cappella. È chiaro che oggi non è proponibile quei tempi che corrono, però esiste, cioè, volevo solo annunciare questo. Grazie. Sarebbe interessante, sarebbe anche cercare di capire quali sono le funzioni.